assurdo dividere le persone in buone o cattive. Le persone o sono affascinanti o sono noiose. Oscar Wilde. Buonasera, buonanotte, benvenuti raga, capelli? Così così oggi? Benvenuti alla quarta puntata, penultima, ripeto, penultima puntata del mio programma L'armadio della vita, l'armadio della vita. Come state ragazzi? Io sto bene, come sempre, come spesso. Come quasi sempre, è notte. Settimana scorsa, come avete visto, per la mia terza puntata avevo cambiato location, ok? Ed era di sera, ok? Diciamo prima serata. Questa è la quarta puntata e sono nel mio habitat, nella mia comfort zone, ecco, nel mio cucinino, nel mio famoso cucinino. Come state, raga? Io spero che voi state bene. Io sto bene, tutto sommato sto bene. È arrivata una perturbazione a massa, una perturbazione, raga, che sta continuando, iperterrita, diciamo, a portare pioggia anche ora, anche a quest'ora. Vi dico anche l'ora. Sono le mezzanotte e mezza, ok? Quindi un po' prima rispetto a, diciamo, 2 settimane fa. Ok, raga? Allora, come state? Io spero che state bene e spero che vi divertirete, vi divertirete. Intanto saluto già adesso quelli che vedranno questo video, popolo di TikTok, popolo di YouTube, popolo di magari Instagram, popolo di Reta. No, mi sono inventato la parola, non esiste il sonno, non esiste. Comunque raga, spero che vi divertiate, spero che anche questa puntata sarà bella. Saluto anche Francesco. Alias semplicemente noi quattro. Saluto un po' tutti, Giorgia, sì. TikTok, WhatsApp, eccetera, ok? Ragazzi, fa fresco, è notte. Ok? Dopo vi dirò le famose le regole, le classiche regole del mio programma, che le regole non cambiano mai, ma ve le dico, mi piace dirle, ci tengo a dirle, ok? Comunque, ragazzi, abbiamo iniziato bene con Erbotto, abbiamo iniziato il programma con Oscar Wilde, grande poeta, grande, grande, vero grande scrittore poeta. E spero che vi sia piaciuto questo, diciamo, questo discorso di Oscar Wilde, questa poesia, ok, raga? Come sempre, ragazzi, questo programma è tutto preparato, nero, nero su bianco, come dire, e io voglio presentare una persona, voglio incominciare così. È venuto anche oggi, vabbè, ti faccio venire, ti faccio venire, lo facciamo venire, lo facciamo venire, raga, dai, vieni, adesso viene, dai, veloce però, beh, veloce, dai, veloce. Buonasera, buonasera, raga, sono il signor Polare, fa veramente freddo qui, fa freddo. È un piacere essere qui anche oggi. Grazie Ivan, grazie Ivan. È sparito Ivan. Io vengo dall'Antartide, dalla Groenlandia e Ivan è veramente molto bravo. È un bel programma questo, è un bel programma. E io veramente sono grato, ne sono grato, ok? Io sono il signor Polare, non so se ci sarò anche nell'ultima puntata, non lo so. Se Iva me lo permette, vengo. Ora devo tornare. Purtroppo devo ritornare. Devo morire di freddo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Signor Polare, ha freddo davvero, ha molto freddo. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, buonanotte a tutti. Eccomi qua ragazzi, scusate, il signor Polare, avete visto? È venuto, scusate, a fare anche oggi la sua visita qui dalla Groenlandia per voi, ok? Dalla Groenlandia, sì. È andato via? Bene, è andato via, ragazzi. Il signor Polare è veramente polare. Tra pochissimo, ragazzi, ci sarà un momento, un bel momento, un momento meraviglioso, un momento toccante, un momento che tutti voi non vedete l'ora che arrivi. È un momento che non ho mai fatto. È una rubrica nuova che forse riporterò anche la prossima settimana o tra due quando farò l'ultima puntata, ok? Non si sa l'ora, il giorno, l'ora, il giorno, la location, non si sa niente, ok? E comunque tra pochissimo la rubrica, ok, raga? Proseguiamo, ragazzi, questo mio programma, l'armadio della vita, che come voi sapete è un programma che fa ridere, è un programma che io sono l'autore, ci tengo sempre a dirlo, l'ho preparato io oggi, ok? Scritto nero su bianco, non devo più dirlo ovviamente. E adesso andiamo avanti, ragazzi, ok? E proseguiremo subito con una bella cosa, bella, si fa per dire. Ci sono anche oggi, eccole qua sopra. Avete visto? Purtroppo sì. Le domande del dottor Marzullo. Purtroppo. Mettiamo giù il mio programma pronto e scaliamo col mio molto bello segnalibro, diciamo. Mi metto a muro. Tutto e niente. Devo inquadrarmi bene. Così. Tutto è niente o niente è tutto? È meglio un rimpianto per una cosa non detta o è meglio un rimorso per una cosa non fatta? Ma capite? Giriamo. Ultima domanda. Per fortuna, ahimè, il vero successo è fare ciò che si desidera fare o desiderare fare ciò che si fa? Cioè, allora il vero successo è fare ciò che si desidera fare o desiderare fare ciò che si fa? Oh, vabbè, raga. Se avete capito le domande. Scusate, le domande, se avete capito le domande, dite le risposte, scusate, ragazzi. È un programma un po' matto questo, sono matto io, anche il programma. Allora. Proseguiamo. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima, tra poco ci sarà un momento, come dire, un momento toccante, un momento pazzesco, un momento. Esagero adesso, no? Allora ragazzi, ed è un momento incredibile, tutto nero su bianco, tutto nero, registrato, perché io ho preparato questo programma nei dettagli, tutto preparato, raga, ovviamente. Bello della diretta, Story Alexa, sì, Story Alexa, Alexa vi racconterà una storia, ok? Direttamente però dal cellulare, che ovviamente ho registrato oggi, ok? Ho registrato oggi. Oggi. Tra qualche istante, Story Alexa. Aspettate un attimo. Arrivo, sono qua. Ragazzi, allora vogliamo ingrassare. Vogliamo ingrassare. Quindi, non si può fare pubblicità. Tre Kinder Bueno, ragazzi, costano 2 euro qualcosa.
tre Kinder Bueno, ok? Se vogliamo esagerare, poi c'è una specie di sneaker, di sneaker, Kinder Bueno e sneaker, quindi se qualcuno vuole uno di questi due me lo dica, ok? E dopo c'era qualcos'altro? C'era qualcos'altro? Vediamo. No, vediamo. Sì, scusate. Piano. No, piano. Scusate. Per favore, piano. Piano! Piano. Bravo, bravo. Cereali, Kinder cereali, quindi Kinder cereali. Kinder cereali. Molto buono, cereali per voi. Kinder bueno, Kinder bueno, bambino bueno e specie di sneaker, break sneaker. Ma non lo mangerò adesso sicuramente, no, a quest'ora. Ok? Quindi se volete comprare qualcosa di buono, comprateli. La cioccolata mette il buon umore, ragazzi. Mette il buon umore. Ok? Vado a appoggiare queste cose, vado a metterle via prima che qualcuno me le frega. Eccomi qua. Allora. No, luce. Scusate, luce ho detto. Luce, per favore. Luce. Ok. Scusate, ragazzi, c'è qualche problema. Tattico, tattico, tecnico, tattico. No, comunque, è arrivato il momento, ragazzi. Il momento pazzesco. Storia Alexa. Sentiamo la storia di Alexa. Ora sentiamo storia Alexa. Ora sentiamo storia Alexa. Anzi, ancora no, tra poco. Proseguiamo. Ragazzi, allora, vi dico che il tempo, come vi ho accennato prima, è stato molto brutto, ok? È arrivata una burrasca, burrasca. Di, diciamo, autunno sicuramente, tardo autunno, inverno direi quasi, direi. Ha portato nevicate, ragazzi, nevicate, ovviamente in montagna a Tarvisio e non solo, ok? Ha portato neve, ha portato tanta pioggia, ha portato vento forte, qua da me è caduto un albero che però era già un po' marcio, diciamo. Ho una foto dell'albero. Però forse non ve la faccio vedere, forse dopo, vediamo, non lo so, dai. Comunque è caduto un albero qua da me, c'è stato vento molto, 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 molto forte e è caduto tutto, ragazzi, è caduto veramente tutto, ok? E niente, siamo in autunno, raga, ovviamente siamo in autunno, l'autunno già inoltrato, perché siamo già, ve l'ho detto prima, no? Forse il 23 novembre ed è la penultima puntata questa del mio programma, L'armadio della vita, ok? Quindi bisogna cercare di resistere, raga, regariga, anche con questo tempo che purtroppo, purtroppo sta facendo i capricci. Ok, ragazzi? Allora, proseguiamo, ragazzi. Questo mio programma, come vi ho detto prima, è un programma divertente, ridiamo, scherziamo, anche se musica è difficile che ne metto, anche per la copyright, anche per quello, ma non solo per quello. È un programma un po' anche serio. Allora, ragazzi, ok. Se uno vi risponde male, ok? Seriamente, se uno vi risponde male, voi cercate di evitarlo, ok? So che a voi può dare fastidio se una persona risponde male. Vi risponde male magari senza motivo, magari una persona vi dice parole senza nessun motivo. Infatti voi vi chiederete, ma perché questa persona mi dice parole? Perché questa persona mi tratta verbalmente male? È giusto che voi ve lo chiediate, è giusto che, raga, però per evitare equivoci, raga, secondo me non dovete badarli. So che è difficile e che d'istinto ovviamente potreste reagire male, voi potreste reagire male, quindi però dovete cercare di contenervi, va bene? Anche perché se questa persona vi risponde male o vi tratta male o è maleducata con voi, voi ovviamente non dovete ovviamente assecondarla, ok? Dovete lasciare perdere, perché dovete pensare che voi siete intelligenti, insomma, e questa persona qui è l'ignorante. Questa persona qui è la maleducata, perché vi ha risposto male o vi ha trattato male senza nessun valido motivo, senza nessuna base di motivo, ok? Quindi, raga, il mio consiglio è questo. Se qualcuno vi manda a quel paese, eccetera, eccetera, eccetera,
voi dovete stare tranquilli, non dovete badarle queste persone, ok? L'armadio della vita, la vita rinchiusa dentro l'armadio, ma è anche questa, ovviamente. La vita è anche questa, fatta di gente maleducata, che vi risponde male, che vi tratta male, senza nessun motivo. Vendo orologi contraffatti a soli 6.000 e 6.000 euro. Vi prego, conviene sicuramente. Vendo orologi contraffatti. Allora, signori, rieccoci qua. Benvenuti, bentornati. È arrivato il momento che vi dica le regole di questo mio programma. Allora, il programma dura tra i 20 e i 22 minuti, generalmente, ripeto, tra i 20 e i 22 minuti. Può darsi che una mia puntata duri anche 23, 24, 27, ma scherzo. Magari la prossima settimana, che è l'ultima puntata, chissà che magari non duri di più, ma non è detto, chissà. Comunque, ragazzi, queste sono le regole fondamentali del mio programma. Finalmente adesso è arrivato il momento, è arrivato il momento che tutti voi aspettavate. La storia di Alexa. Godetevela, Story Alexa. Anziano signore che viveva da solo in una casetta affacciata sul mare. Ogni mattina faceva una passeggiata lungo la spiaggia per andare alla ricerca di sassi, che amava collezionare. Ne raccoglieva uno al giorno che sceglieva accuratamente e una volta tornato a casa lo metteva in un grande vaso di vetro assieme al resto della sua collezione. Un giorno, la sua vicina di casa andò a trovarlo con i suoi due bambini per portargli una fetta di torta. E mentre chiacchieravano, i piccoli giocavano a rincorrersi, ridendo a crepapelle. A un certo punto, uno di loro andò a sbattere contro il vaso, facendo finire i sassi che conteneva dappertutto. La donna guardò preoccupata al signore che, in risposta, scoppiò in una fragorosa risata. Tutti insieme allora raccolsero le pietre sparpagliate in giro e quando ebbero finito, uno dei due bimbi gli chiese: «Come mai collezioni sassi?» L'uomo guardò il suo interlocutore con sguardo intenerito e rispose dicendo: «Lo faccio per ricordare tutti i miei giorni». Subito dopo regalò un sasso a ciascuno dei due bambini, con la speranza che fossero i primi di molti, moltissimi altri. Vi è piaciuta, raga, eh? Bellissima poesia, bellissima, bellissima. Allora, ragazzi, noi siamo anche questa settimana, anche per questa quarta puntata, veramente, arrivati quasi alla fine. Ok, ragazzi? Allora, finiamo piano piano questa mia puntata, spero che vi siete divertiti, con una rubrica che ho fatto anche settimana scorsa, raga, ed è che ridere mi fa. Vado a letto che domani mattina devo fare colazione. Un pesce dice all'altro: ti dico un segreto, ma mi raccomando, acqua in bocca. ecco qua. Oggi è uno di quei giorni in cui voglio rimanere tra me e me. È già, siamo in troppi. Fra
Facevo i 100 metri in 8 secondi, poi mi hanno fregato il motorino. Ultima, per fortuna, ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore? L'albero che è caduto, eccolo, l'albero, è stato il vento, è stato il vento, ha fatto cadere l'albero, è stato il vento, ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma siamo arrivati anche questa volta alla fine della mia quarta penultima puntata, l'armadio della vita. Spero che vi sia piaciuto, mettete like, fatemi sapere se questo mio programma vi è piaciuto oppure no. Io ragazzi vi saluto, il mio tempo come sempre perfetto, giusto con i tempi. Noi ci vediamo forse la prossima settimana, ragazzi, con la quinta e ultima puntata. Entriamo ormai nel mese di dicembre, il mese più bello dell'anno, diciamo, delle feste. Vi saluto, raga. Arrivo, sono qua. Ciao, ragazzi. Alla prossima, alla prossima. Buonanotte a tutti. Bye bye, raga. No. Buonanotte ragazzi, grazie ancora. Alla prossima.